Quindi si fa il pallone fra le mani, riesce ad arrivare fino in fondo, un po' di fortuna per la Schiavolini, ma mai fortuna fu più meritata. Ma sicuramente, fra l'altro il pubblico qua ueggia per un presunto fallo o per una presunta, pardon, infrazione, che è plausibile, ma se c'è infrazione c'è anche un fallettino lì, paura, con la maglia bianca, quindi ovviamente il pubblico di casa non è che sta a fare delle analisi di questo tipo, ueggia e basta, però stavolta deve solo stare giù così a occhio. Anche perché la Schiavolini è volata a più 11, 30 a 19, ha preso un altro rimbalzo, il pallone per Milic, dentro per Charlie Smith con il semigancio, rimbalzo lungo toccato da Archibald, controllato da Botteschi, parte Rodriguez, Milic si mette a fermare la transizione dell'Olimpia. Rodriguez finisce fino alla prima fila degli spettatori, primo fallo per lui, ma fallo opportuno perché c'è una superiorità per l'Olimpia, dentro German Scarone, fuori De Muranico, evidente il fallo di Milic, tanto bravo anche andare con la pancia, quindi a non rischiare un eventuale fischio di antisportivo. Mi hai tolto il commento, stavo per dire proprio che la bravura di Milic è del fermare senza dare nessun dubbio di antisportivo. Palleggio per Rodriguez, il pallone per Oswald che prova ad attaccare il beat, buona palla per Boita, tocca, resta il pallone, forse dopo che il pallone stesso aveva toccato il tabellone, si arrabbia Boita anche perché dopo arriva un'infrazione di passi, stavolta almeno in diretta mi è sembrato che le proteste Olimpia potessero essere giustificate. Da questo replay non si può stabilire ovviamente, visto che non si vede il tabellone. Prendiamoci questa palla recuperata, poi l'infrazione di passi di Dragic a Drobniak, restituisce palla alla Schiavolini, guidata da German Scarone, un altro che ha qualcosa da dimostrare, sicuramente non sta vivendo una buona stagione l'italo-argentino. Arriva il fallo di Marino Basbaric su Marco Milic, questo mismatch sta provocando non pochi problemi alla difesa dell'Olimpia. Ma credo che stiamo assistendo a una ritrasformazione di Milic, un giocatore che sa che i suoi limiti, che non sono tantissimi perché è un eccellente giocatore, però ne ha di limiti, e allora gioca in considerazione delle sue qualità e non delle sue impossibilità, e questo mi sembra una notizia eccellente per la Schiavolini. Prova la linea di fondo Smith, poi si prende questo tiro impossibile per tutti, non per lui, quasi veniva premiato dalla buona sorte, invece non va, lavoro di mestiere di Boita a rimbalzo, in taglia fuori, il rimbalzo catturato da Bastaric, poi la palla servita per Andres Rodriguez, ma l'Olimpia fa davvero fatica a trovare il canestro, sale Drobniak a portare il blocco, seguito da Archibald che poi resta contro Rodriguez, si butta dentro, pallone per Boita, sempre molto pronto sugli scarichi, il fischio poi di Kukulekidis per il fallo, credo, di Robert Archibald, cambia ancora Crespi, fuori Charlie Smith che si prende qualche istante di riposo, dentro di nuovo Matteo Malaventura, molto positivo nel primo quarto, la rimessa adesso per Sasho Oswald, pallone per Drobniak che si allontana dal canestro, Scarone a pressare su Rodriguez, vicino alla palla recuperata, Scarone costretto ad andare da Sasho Oswald, intanto sono andati via 7-8 secondi dei 24 a disposizione, Rodriguez si deve alzare con un tiro, sicuramente fuori dai giochi, canestro importante di Oswald perché blocca la propria squadra e poi risveglia il pubblico della Latino. Ma questa è una caratteristica di Lubiana, questi ragazzi qua, non sai mai chi quel giorno lì farà una partita formidabile, mi ricordo un Oswald contro le Vespinse l'anno scorso, per non parlare di Rodriguez contro Siena eccetera, poi vai a leggere e non hanno fatto più nient'altro, però in questa partita specifica c'è sempre il pericolo da qualsiasi parte. Mamma mia, Matteo Malaventura, che partita, 3 su 4 da 3, 9 i suoi punti, di nuovo più 11 là Schiavolini, 33 a 22, Oswald ad attaccare resta, rimasto contro di lui dopo il cambio, ancora Sasho Oswald che vuole spazio proprio per attaccare il pivot di Pesaro, che tiene molto bene con lo scivolamento contro di lui, costretto a Basdaric, ha un tiro molto difficile, rimbalzo lungo, preda ancora di Sasho Oswald, ha fatto tutto bene a Schiavolini fino al rimbalzo, rimbalzo lungo, fra l'altro è spesso lasciato al caso, va oltre i meriti del rimbalzista in attacco, il palleggio per Oswald, resta ancora, resta contro lui, torna Malaventura, palla dentro, molto ben giocata, Draghi Zadrobiak, molto bravo in questo caso Sasho Oswald. Beh, questa è una gran palla perché riuscire a far segnare Drobniak, come dice Sergio Taucher stesso, che è il grande telecronista storico del basket balcanico, vuol dire aver fatto un gran passaggio. E poi Archibald viene anticipato da Drobniak, resta a terra, Dragic a Drobniak, si arrabbia il pubblico, vorrebbe un fallo sul giocatore con la maglia numero 14, non sono di queste idee agli arbitri, sono curioso di vedere il replay, se il contatto c'è stato mi è sembrato tutto sommato casuale, rivediamo, Drobniak va a strappare la palla,
ad Archibald, poi va a cozzare contro il gomito di Archibald, gomitata che è stata sicuramente casuale da parte dello scozzese, però questa volta forse diciamo così che la scavolina è andata bene. Sì, indubbiamente il dubbio c'è, probabilmente attiene a quello che ha in mente Archibald. Nel replay non posso dire né l'una cosa né l'altra, francamente mi sembra molto difficile. Quello che è male è che guidati dal drago qua del locale il pubblico si è acceso non poco. E fra l'altro il drago è stato praticamente espulso dal campo in modo poco opportuno, mentre il German Scarone si alza per zittire il pubblico, rimbalzo controllato da Thomas Rest, cosa molto importante di Rest. Dicevo che il drago era proprio davanti alla panchina di Marco Presti a incitare il pubblico a protestare, cosa sicuramente non particolarmente opportuna. Infatti l'arbitro Cuculecchini lo ha accompagnato al di fuori del recinto di gioco. Il pallone per Milic, c'è una gran confusione adesso alla Tivoli. Milic lascia ancora lì Marino Bandaric con il suo passo d'incrocio, ancora una volta beffato il difensore croato dell'Olimpia di Lubiana. Marco Milic, 6 punti. In nessun modo, non c'era modo migliore per zittire qua un pubblico che onestamente credo che gli amici di Pedro lo sentano in diretta senza bisogno della televisione, perché c'è un baccano, un frastuono qua tremendo, ma vedo che la Scavolini è assolutamente presente a se stessa, questa è una gran buona notizia. Il Milic continua a sfruttare questo mismatch che gli regala tanti palloni giocabili, prova anche Archibald che questa volta esagera sulla buona difesa di Drobniak. Infrazione di passi per Robert Archibald. Drobniak è sicuramente un giocatore tecnicamente non a livello dell'Eurolega, però sta mettendo quel qualcosa in più in difesa come aggressività e come lavoro sulle gambe che ha portato il pubblico a risvegliarsi e la Scavolini a fare qualche difficoltà più in attacco. Sono sempre difficili le penetrazioni sul fondo, lì in quel caso lì bisogna che un esterno vada a riempire l'angolo stesso da cui è partito, allora c'è un eventuale passaggio di uscita, così non è stato. Effettivamente la giocata di Archibald non è stata memorabile. E invece molto buona la giocata di Vladimir Boista, che poi prova ancora a cedere il pubblico. 9 punti per il Giorgiano, pallone ancora dentro per Milic, difesa questa volta più aggressiva di Basdaric. Milic fuori da Archibald, Malaventura, ultimi 9 secondi dell'azione. Malaventura contro Oswald, blocco di Archibald, resta Drobniak contro Malaventura che si alza, va al tiro ancora, l'ottima difesa di Dragic a Drobniak che in un modo o nell'altro sta diventando un fattore in questa partita. Eccolo ricevere, andare col dai e vai per Basdaric, fuori per Boista, finta su Archibald che è molto bravo a non cadere nella finta, a non saltare, pallone per Sascio Oswald, brava la Scavolini a frenare la transizione dell'Olimpia. Adesso Oswald attacca Archibald, fuori per Basdaric, prima il fischio di Pierre Suelo a punire la difesa di Robert Archibald che ha tenuto molto bene fino agli ultimi secondi dell'azione. Possibile anche uno sfondamento su Charlie Smith. Sì, onestamente non ho visto l'azione fino in fondo, però la stiamo per rivedere adesso. Le braccia di Archibald sono sospette, quindi il fischio ci sta anche, sia pure non mi è sembrato una cosa particolarmente evidente né clamorosa. Time out in campo, Scavolini a quota 35, con l'Olimpia a quota 26. I problemi in difesa per la Scavolini arrivano normalmente quando mancano 5-6 secondi allo scadere dei 24, un aspetto sul quale la Scavolini in questi giorni sta lavorando molto. Problema quando cerchi di difendere in squadra, dai il meglio di te, però poi tendi un po' a calare negli ultimi 4-5 secondi, l'Olimpia ne sta approfittando. Ma sai, sono le cose che fanno la differenza fra le grandi squadre e le buone squadre, È una cosa che richiede lavoro e attitudine alla fatica mentale. Sono tante le squadre che difendono bene fino al 18° e poi fatalmente qualcuno lascia perdere il proprio giocatore, ok, arrivare a quella pseudo perfezione, questo invece è l'eccellente passaggio di cui abbiamo parlato prima, arrivare a quella perfezione richiede molto lavoro, richiede molta abitudine alla fatica, molta abitudine alla lunga concentrazione. Credo che sia un lavoro da fare e che sia molto stimolante per la squadra. Tutto pronto per riprendere, 2 minuti 39 secondi al termine del secondo quarto, 35 la Scavolini, 26 l'Olimpia, la rimessa di Oswald, ancora non semplicissima, trova in qualche modo Drobniak che restituisce il pallone, sale il grido dei tifosi dell'ala Tivoli, pick and roll fra Drobniak e Oswald, il palleggio ancora del giovane talento dell'Olimpia di Lubiana che attacca Malaventura, resta con lui, non gli dà né di fondo, il taglio di Rodriguez, questa volta perso totalmente dalla difesa Scavolini e l'Olimpia torna a meno 7. Sì, è strano perché non c'era neanche motivo di essere distratti, però evidentemente forse l'attimo in cui uno pensava una cosa, Rodriguez ne ha approfittato per tagliare.
resta ad attaccare Boisa, a costringerlo al fallo. Ancora una giocata di squadra della Scavolini, che ha tutti e cinque giocatori che si muovono nel momento in cui comincia il gioco, e quando Ressa riceve la palla in movimento può essere pericoloso anche con questo tipo di partenza in palleggio, anche contro un giocatore rapido come Boisa. La rimessa per la Scavolini, è arrivato solo il primo fallo per Bomba Boisa. Rosbolt a pressare Charlie Smith, che si distrae per un attimo. Rosbolt tocca il pallone, poi lo stesso Ragno a toccarlo per ultimo, palla aperta per Pesaro. Sì, guardate, proprio non pensava che potesse toccargli la palla, pensava ad altro, anche perché il movimento contrariamente a prima su questa rimessa non è venuto proprio al sincrono, quindi non ha preso una buona palla in questo caso. Attacco importante per l'Olimpia, che vuole rientrare definitivamente in partita. Rodriguez resta contro Archibald, pallone dentro per Drobnyak, di tocco fuori per Vladimir Boisa, la tripla di Boisa. Boisa è l'esecutore e praticamente è quello che ha segnato quasi tutti i punti dell'Olimpia. Però che impatto di Dragic a Drobnyak! Ha fatto questa cosa qua pregiata, devo dire, è più bella che difficile, però efficace sicuro. Smith in angolo con un tiro molto difficile che non va, e lavora rimbalzo ancora di Drobnyak, super gasato da questo secondo quarto. Vassaric con il primo contropiede che può riuscire all'Olimpia, si alza Osbolt, tripla di Spacio Osbolt, parzialone Olimpia, ed è tutto da rifare all'ala Tivoli, 35 Pesaro, 34 Olimpia. Sì, ma basta non farsi prendere dal panico. L'ultimo tiro di Smith non era tra i migliori in questo momento da prendere. Adesso costruire sempre buoni tiri e rientrare in difesa come aveva fatto fino adesso. Palaventura prova di nuovo con la tripla, adesso la Scavolini ha smesso di attaccare, il rimbalzo per l'Olimpia, ultimi 38 secondi del secondo quarto, e pallone del sorpasso per la squadra di Lubiana. Il lavoro di Rodriguez che resta contro German Scarone, movimento di Bazdaric, il taglio a riccio, seguito da Malaventura, Bazdaric va fino in fondo e arriva il sorpasso con la firma del giocatore croato, già 7 punti per lui, 36-35, e adesso la Scavolini deve sfruttare quest'ultima palla per ribaltare l'inerzia che improvvisamente è passata dalle parti della squadra di casa. Scarone contro Rodriguez, sale Thomas Ress per portargli il blocco, eccolo il blocco di Ress. Scarone prova ad andare fino in fondo, Boisa ci mette la mano, rischia di strappare il pallone al playmaker della Scavolini, 4 secondi per Pesaro per chiudere l'azione. È un po' anche questa forzata, è strano che del resto succede, il mistero degli sport di squadra, un orologio fino a quel momento qualcosa si rompe, guarda caso quell'azione di Archibald dubbia che ha scatenato il pubblico da cui si è scatenata la squadra locale. Bisogna restare molto, molto freddi. Si è mosso un po' il cronometro sul tentativo di rimessa della Scavolini. Carone, il taglio che sorprende Rodriguez, si arrabbia il pubblico, ma giocata tutta di esperienza di German Scarone, e rischia di essere una giocata di grande importanza, anche se è solo il terzo fallo di squadra per l'Olimpia, quindi cambia poco. C'è una nuova rimessa per la Scavolini, è passato quasi un altro secondo, movimento di Smith che può alzarsi per un buon tiro da tre, che tra i Ceresto riesce con il tap-in che è valido, tap-in che è valido di Thomas Ress, si chiude nel migliore dei modi questo secondo quarto per la Scavolini, che torna in vantaggio 37-36 il punteggio a favore di Pesaro, 10 per Smith, 9 per Malaventura, dall'altra parte 12 per Vladimir Boisa. Scavolini in un'ottima versione in questa sua trasferta di Lubiana. Adesso per noi c'è un po' di pausa e poi torneremo in diretta dall'ala Tivoli per seguire un appassionante secondo tempo di questa Olimpia. Scavolini, con la Scavolini avanti di 1, 37-36. Quando l'analista ci ha lasciati, abbiamo provato a camminare da soli. Troviamoci un altro analista, no? Ma che colpa abbiamo noi? Scusate, ma qui di malati non c'è rimasto più nessuno, solo io. In anteprima martedì 28 alle 21 su Sky Cinema 1. Snaiero, cucine per la vita. Posso pagare il biglietto del becchetto? Ma pensavo come il nuovo. Ecco, ma lo rimprimo. Il raccia marino, ho voluto una banca senza sportelli né code, costruita intorno all'uomo,
per dare più valore ai suoi valori. Una banca che viene da te con i suoi uomini. L'ho voluta sempre aperta, 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Con un colpo di telefono, operi sui tuoi conti e li controlli sul televisore di casa. E se preferisci internet, basta un clic sul computer. Questa è la mia banca. Forse è la banca che stavi aspettando. Banca Mediolanum, costruita intorno a te. Rivivi tutte le sfide di Champions. Speciale Champions League. Venerdì 31 dicembre e sabato 1 gennaio alle 21. Su Sky Sport 1. A Dean Rutherford, ecco la presentazione ufficiale di Vincredible con la nuova maglia dei Nets. L'ex Toronto Raptors fa le prime dichiarazioni relative al suo utilizzo con Kyle Jefferson. Dice: penso che ci possiamo completare l'uno con l'altro per portare il nostro gioco al massimo livello. Sto definitivamente guarendo dall'infortunio, mi sento bene. Applausi per lui dalla Continental Airlines Arena prima della partita. Terzo quarto, Nets più 8 a correre. Succede spesso da quando è rientrato Jason Kidd, va a schiacciare Jefferson, si fa pure male ad una mano nell'affondare. Poi 2 secondi e 7 decimi da giocare nel terzo quarto, palla LeBron dalla rimessa. Si alza il 23, fuori equilibrio, solo rete, meno 1 Cavs. 23 per LeBron a sfiorare la tripla doppia con 9 assist e 9 rimbalzi. Poi nel quarto quarto prende un tecnico con i suoi sotto di 2. Jefferson mette il libero del più 3, ma qui con 8 secondi da giocare siamo pari a 4-90. LeBron con la palla per vincere, 1 contro 1, difende benissimo Jefferson che lo costringe ad un tiro difficile. Nets a rimbalzo con 1 secondo e mezzo da sfruttare nell'altra metà campo. Lawrence Frank disegna una cosa fantastica per i suoi, layup facile per Jefferson, festeggia Carter. Andiamo a vedere cosa è successo, non si sono parlati James e McInnes, tutto solo va ad appoggiare Jefferson, ma ci sono ancora 8 decimi da giocare per i Cavs. Silas vuole LeBron a rimettere e non a tirare, si va da Lucius Harris che sbaglia. Il finale è 92 a 90 per i Nets che hanno 42 punti, 7 assist e 6 rimbalzi da un grandissimo Richard Jefferson, uomo partita. Alla Consico Field House arriva il giocatore più caldo del momento, Allen Iverson, reduce da 2 cinquantelli consecutivi dalla stagione 63-64. Questa è la lista dei bis cinquantellisti, ovvero tutti coloro che hanno segnato almeno 50 punti 2 partite consecutive, l'unico ad averlo fatto per 3 gare, Michael Jordan. Ci prova Allen Iverson a triplicare per raggiungere MJ, il primo quarto, più 5 Sixers, vola in contropiede il numero 3, più 7, poi ancora nel secondo quarto, sempre lui a slalomeggiare nella difesa Pacers. Ancora 2 punti alla tabella, già quota 23 nel primo tempo, Philadelphia più 12, non si ferma Iverson nel terzo quarto, mette anche la tripla del più 14. La risposta dei Pacers che vanno a più 1 prima, più 4 poi grazie a Miller pescato bene nell'angolo, mette il 3 punti, 30 con 10 su 15 dal campo per l'eterno Reggie. Non ci sta D'Answer, crea ancora scompiglio nel cuore della difesa, altri 2 punti per lui. Poco dopo Andre Iguodala a uscire dai blocchi, piedi a posto, tripla del vantaggio, Philadelphia che non si volterà più indietro. Iverson si ferma a 40, ma la sostanza è vittoria Sixers 102 a 90. I Sonics di Rashard Lewis ospitano i Denver Nuggets, Seattle già in netto vantaggio, più 15 alla fine del primo tempo. Rashard Lewis prende la linea di fondo e chiude in rovesciata, 21 in 42 minuti per Lewis. C'è anche Ray Allen in campo aperto, non sfida i difensori ma ne mette comunque 2 con il tiro a centro aria, 20 per Allen e 2 assist in 41 minuti. Poche notizie da Denver, contropiede Sonics, questa volta Allen, di alley-oop per Radmanovic, 19 dalla panchina per lui, 98-83 per Seattle, 20 di Miller e 18 di Martin per i Nuggets. Ad Orlando ci sono i San Antonio Spurs di Parker e Duncan, ecco Parker per Duncan che chiude con il jump hook, 2 in fondo alla retina, San Antonio più 3. Un vantaggio che sale a più 7 alla prima pausa, Parker 18 in 36 minuti e 5 assist nella partita del francesino. Sul tiro libero sbagliato è pronto Nesterovic che scatena Manu Ginobili, 14 in 33 minuti, più 9 rimbalzi e 3 assist per l'argentino. Secondo quarto, attenzione a Steve Francis che arriva in transizione in croce, tremenda schiacciata, chi giocata, Orlando va a più 1, 29 di Francis e 7 rimbalzi. Pari a quota 64 alla fine del terzo, Edo Turkoglu inizia così l'ultimo quarto, 16 in 27 minuti, ecco la giocata decisiva dalla rubata, Steve Francis riceve da Mobley, va in contropiede, evita anche la stoppata, si fa male ma mette comunque il vantaggio di Orlando che sale a più 10. Il panettone è quasi pronto, mancano solo un po' di canditi, li mette allora Catino Mobley in questo modo. Finisce 93-87 per Orlando, 24 di Duncan che non sono serviti agli Spurs.
A Toronto una splendida notte natalizia, c'è l'atmosfera giusta, manca solo la colonna sonora. Che ne dite di Jingle Bells? Jingle Bells, Jingle Bells, Jingle Bells, dashing through the snow in a one horse. What? You show this in the game? Over the fields we go, laughing all the way. Ha 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 ha! Oh, what fun it is to ride in a one horse open sleigh! Sì, vabbè, lasciamo perdere, va quarto quarto più 4 Toronto, Daniel Marshall, il tiro da 3, 22 in 32 minuti dalla panchina con 4 su 8 da 3 punti, anche 8 rimbalzi, è lui il match winner per i Raptors che hanno anche 18 da Bosch e 12 da Rose, 29 dall'altra parte di Carlos Boozer, più 10 rimbalzi, più 5 assist, ma è 98-86 per Toronto. Alla Philips Arena c'è il ritorno di Jason Terry ad Atlanta con la maglia dei Mavs, primo quarto Hawks a più 6, poi nel secondo gran circolazione per Dallas, Eric Dempier trova Jason Terry libero e indisturbato, tripla del meno 6, 23 per lui alla fine, poi ancora Nowitzki pescato da Armstrong, meno 4 e poi meno 2 all'intervallo nel terzo quarto, altro spazio per un altro ex della partita, Antoine Walker che sbaglia, Drobniak però lavora a rimbalzo, ancora per The Genius, segna con il fallo, 25 punti, 10 rimbalzi per lui. Nel quarto quarto scappano gli Hawks, Al Harrington vede Josh Smith con la schiacciata rovesciata in alley-oop, attenzione a questo ragazzo, sta crescendo, 16 punti con 6 su 9 dal campo, 113-100 il finale per gli Hawks. Al Palace di Auburn Hills, Ben Wallace a provare prima della partita, in dubbio per una distorsione alla caviglia nel terzo quarto, i Bulls a più 11, due errori da sotto per i Pistons, poi Big Ben per Chauncey Billups, tripla del meno 8, due possessi più tardi e Lindsey Hunter a uscire con la palla in mano, ancora Billups segna con il fallo, gioco da 4 punti, 32 per lui alla fine con 7 assist, quando la rimonta sembra completa, Ben Gordon, anche lui a segnare con il fallo, più 6 Bulls, 19 per lui, il finale 89-82, Chicago la quinta vittoria consecutiva, non succedeva dall'era Jordan. A The Arena, Golden State ad ospitare Memphis, si gira lentamente, Lauren Wright, arriva Jason Richardson a ripulire tutto e tutti quanti a cercare la palla in tribuna, finita a miglia di distanza. Secondo quarto, Golden State a meno 12, corre in contropiede Troy Murphy davanti a tutti, chiude con la schiacciata nonostante il fallo di Shane Battier, Murphy 19-13 rimbalzi sul finire del terzo, risalgono i Warriors fino al più 2, in difesa le mani veloci di Speedy Claxton, si parte in contropiede, razzi sotto le scarpe di Jay Rich, schiacciatone più 4 Golden State, 24 punti, 6 rimbalzi e 5 assist per lui, appresso anche Chris Mullin, vincono i Warriors 109-99, funziona poco, la cura Mike Fratello. Al Fleet Center, Ricky Davis e i Celtics pronti a giocarsela contro i Knicks di Alan Houston, reduci dal disastro casalingo con i Mavs, parte bene New York, però secondo quarto Stephon Marbury a centro area, più 10 New York. Poi nel quarto quarto Walter McCarthy a trovare Ricky Davis che finta, prende l'arresto e tiro, mette due punti ed è il primo vantaggio Celtics di tutta la gara. Poi Marcus Banks a penetrare no look pass per Paul Pierce, schiacciata in Boston a più 11, 21 per Double P, a chiudere i conti Ricky Davis con l'errore, ma sotto canestro i Celtics hanno Mark Blount, tappiende più 6, 22-6 rimbalzi, 114-109 il finale per Boston alla terza vittoria nelle ultime 4 gare. Allo Staples Center invece ci sono i Los Angeles Lakers di Kobe che vuole tutti i suoi carichi per il Natale con gli Heat. Primo quarto, Chucky Hopkins a penetrare, errore, ma a rimbalzo c'è Chris Meen che non viene tagliato fuori da PJ Brown e fa schiacciare con una mano. Poi ecco il rientro del barone dopo lo stop per l'infortunio Davis che gioca i primi palloni e sembra non essersi mai fermato. Prima una tripla dalla solita distanza siderale, poi con un passaggio fantastico a centro area, ringrazia con la schiacciata Anderson, 17 punti, 5 assist per il barone in 17 minuti. Nel secondo quarto, Lakers a più 2, Bobby Perodom che rinuncia ad un tiro che poteva prendere per darne uno migliore a Chucky Hopkins, 3 punti, più 6 Los Angeles, 30 punti per Hopkins. Quarto quarto, Kobe a rubare una palla, fa 6 passi prima di palleggiare, gli arbitri non fischiano niente, poi questo è Kobe Bryant in campo aperto, ma sulla palla recuperata storie tese tra Dicao e Butler, gli finisce sul piede e Carone gli dice di spostarsi a modo suo, non apprezzano gli arbitri, espulsione per Butler, ma finale 101-89, 29, 5 ribalti e 4 recuperi per Bryant. Al Bradley Center contro Milwaukee ci sono i Blazers di un caldissimo Van Exel, terzo quarto Portland a più 9, si alza da 3 punti proprio l'ex Cincinnati, 26 nella sua partita. Nel quarto quarto però
Kendall Gill prova a dare una scossa ai suoi, ruba, va in contropiede dietro la schiena, gran canestro per Gill, 12 uscendo dalla panchina ma a decidere la gara ancora Van Exel, dimenticato in punta, la sesta tripla della sua gara su 11 tentativi, 22-11 rimbalzi per Randolph, vince Portland 104-95. Da tutte le principali località sciistiche, informazioni dettagliate sugli impianti aperti, le condizioni meteo e la qualità della neve. Meteo Sci, tutti i giorni ogni 15 minuti, su Sky Meteo 24. Adriana, questa la mandiamo a tutti. Maxi Carta Auguri Team, 1500 auguri a meno di un centesimo l'uno, 500 minuti, foto e sms. Cura, la sinergia vincente di Simona Ventura contro l'invecchiamento precoce, lo stress e per aumentare le difese immunitarie. Da Röder, la qualità totale. TG24, sempre in diretta con il mondo. Un TG ogni 30 minuti per conoscere tutte le ultime notizie in tempo reale. C'è un aggiornamento importante. Giornata di violenze. Da Filadelfia è tutto, linea Roma. 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Sky TG24 sul canale 500 di Sky. Di nuovo in diretta dall'ala Tivoli di Lubiana. Questo è uno dei canestri di Vladimir Bojsa, gran protagonista del primo tempo di questo Olimpia Lubiana Scavolini Pesaro, 12 punti, 6 rimbalzi per il capitano dell'Olimpia Lubiana, ma 10 per Charlie Smith con 2 su 5 nel tiro da 3 punti, 9 per Matteo Malaventura, 3 su 4 da 3, 6 per un positivo Temu Rannico nel 37-36, vantaggio parziale della Scavolini all'intervallo. Gianni De Rosa e Franco Casalini per Sky Sport a seguire questa partita valida per l'ottava giornata del gruppo B di Eurolega, la prima di ritorno. Potrebbe essere, Franco, un momento chiave della stagione europea della Scavolini, e la Scavolini l'ha onorato giocando uno dei migliori primi tempi dell'anno, campionato ed Eurolega compreso. Credo proprio di sì, fra l'altro era un po' che non sentivo il fattore campo in Eurolega. Spesso si gioca anche in campi molto caldi, ma in un certo senso asettici. Qua invece proprio la Scavolini dovrà guadagnarsi con la freddezza, con la lucidità, con la forza d'animo, una partita che si è resa e si è accesa dal momento di quel time out, di quel contestato fallo, non chiamato ma che forse non c'era, di Archibald. E in questo senso credo che la Scavolini abbia bisogno di tutta la sua forza mentale, cosa che però ha dimostrato con molta autorevolezza in questo primo tempo, e la cosa ci conforta. Ha giocato molto bene per un quarto e mezzo, poi il ritorno dell'Olimpia negli ultimi 5 minuti del secondo quarto, momento in cui la Scavolini ha smesso di eseguire, di restare tranquilla, anche perché ovviamente non è semplice in questo clima e quando gli avversari ti pressano, ti senti il pubblico addosso. La Scavolini adesso deve tornare a essere al massimo concentrata e cercare di recuperare la tranquillità e la serenità del primo quarto e mezzo di partita. Sì, una serenità nata da una esecuzione pressoché perfetta di gran parte dei giochi chiamati, e anche da una quasi perfetta sincronia nei cambi difensivi. La palla per Rannico, che ha cominciato questo terzo quarto in campo con Smith, Malaventura, Mettola e Ale Frosini. Rannico si butta dentro, va con un tiro molto difficile a segnare i primi due punti di questo terzo quarto. Ancora Dragic, Drobniak in campo insieme a Bojsa per l'Olimpia Lubiana, Rodriguez, Osbolt e Bazdaric, i giocatori esterni. Parte dalla panchina Dušan Boteski, molto ben disinnescato alla difesa di Pesaro. Bazdaric sta crescendo, è cresciuto molto nella finale di secondo quarto, 7 punti praticamente in un solo quarto per il giocatore croato, e subito un uno contro uno che porta al primo fallo di Matteo Malaventura. Ma indubbiamente le penetrazioni degli esterni stanno facendo una certa differenza, ovvero sia la Scavolini si è dovuta spesso accontentare di tiri da fuori, invece la Lubiana è andata spesso a canestro. Credo che
forse proprio una delle necessità nell'eventuale nuovo giocatore che deve arrivare in casa pesarese debba essere quella di trovare un giocatore che sappia anche penetrare per creare situazioni di gioco diverse. Un giocatore che al 99% non sarà Jermaine Jackson, la cui pista si è molto raffreddata anche per le continue titubanze del giocatore stesso, ma un giocatore che dovrebbe arrivare davvero nei prossimi giorni, se non nelle prossime ore. Il pallone per Matteo Malaventura, poi Charlie Smith che attacca Osbolt, lavora in aiuto di Dragic a Drobnik, davvero da apprezzare il rendimento di questo giocatore che sta giocando da numero 5, secondo me non arriva ai 2 metri di altezza, sicuramente non ha la tecnica per giocare nell'Eurolega, sta utilizzando tutto quello d'altro che serve per poter dare un contributo, sta cambiando su ogni attaccante avversario, rendendo difficile la vita a tutti, anche a Charlie Smith che gli mette in faccia una tripla pazzesca. Sì, e gli ha fatto fare una faccia a Drobnia, poverino, come dire, beh, se metti dentro anche questo non posso farci niente, però hai ragione, io ammiro tantissimo i giocatori che non hanno un gran talento ma si rendono utili alla squadra, Drobnia che è uno di questi. 13 punti di Charlie Smith, buon lavoro di Malaventura, secondo me forse c'era un fallo in attacco di Bazdaric, comunque molto bravo a costruirsi lo spazio per il tiro. 11 per Bazdaric, arrivato qui nel 2002 da capocannoniere del campionato croato con la maglia della Rijeka, cioè della squadra di Fiume, la squadra della sua città, adesso una delle colonne di questa Olimpia di Lubiana. Uscita di Smith, molto ben seguito da Osbolt, costretto a scaricare per Möttola che proverà ad attaccare Vladimir Bojsa. Eccolo Möttola, tiro difficile per il finlandese che entra e esce, rimbalzo di Bazdaric che sta ergendosi a grande protagonista di questa partita. Scavolini sempre a più 2, è un inizio confortante soprattutto in attacco, senza frenesia, ha trovato sempre dei buoni tiri la squadra di Marco Crespi, gran lavoro di Osbolt che spezza il raddoppio dentro per Drobnjak, pallone molto difficile, Drobnjak non lo può controllare, poi la palla schizza sulle gambe di Ale Frosini. 8 secondi per chiudere l'azione a disposizione dell'Olimpia di Lubiana, dentro Marco Milic, ottimo protagonista del primo tempo. Sì, è proprio, credo sia un cambio specifico per Bazdaric. Ed eccolo infatti Bazdaric che prova a prendere la linea di fondo, costretto a scaricare, ultimi 3 secondi, Rodriguez deve alzarsi da casa sua, tiro lungo, rimbalzo alto, vola Smith, fallo di Drobnjak è abbastanza evidente, lo vede Sierre Suelo, l'arbitro spagnolo, fallo di Drobnjak, lì tra l'altro molto in alto, questo è un tipo di rimbalzo che mette molto in difficoltà i rimbalzisti difensivi. Ma indubbiamente, come abbiamo sempre detto, la questione rimbalzi è cambiata nel tempo, adesso il rimbalzo non è più un vantaggio della difesa, spesso un vantaggio dell'attacco, però devo dire è evidente il fallo come hai sottolineato, però intanto bisogna che venga chiamato con la squadra fuori di casa e stavolta è stato fatto. Smith si arresta contro ancora l'aiuto di Drobnjak, Marco Milic timbra i ferri della sua ala Tivoli con una gran schiacciata al volo, salto pazzesco di Milic, andiamo a rivederlo. Questa è una cosa da... è fin troppo evidente dire top 10, ma è soprattutto una cosa che ti dà una carica in questo momento della partita impagabile, e ribadisco questi prodromi del nuovo vecchio Milic, per intenderci, sono confortantissimi. Dall'altra parte Bazdaric e Drobnjak che si mettono in difficoltà vicenda in attacco, altro buon tiro di Milic che si appoggia al tabellone, questa volta non va, rimbalzo per l'Olimpia con Bazdaric che attacca subito Milic, il fischio di Janac, l'arbitro slovacco, c'è anche il canestro di Bazdaric, in questo terzo quarto di fatto è Bazdaric contro la Scavolini. Indubbiamente, ma questa è un po' la caratteristica di Lubiana, che naturalmente non può avere una squadra tutta di talenti, perché è una squadra che lavora molto sul vivaio eccetera, però ha una serie di giocatori che volta a volta si prendono in mano la squadra. Devo dire che Bazdaric è forse il più costante di tutti e sono tutti i suoi 6 punti segnati dall'Olimpia in questo terzo quarto, possono diventare 7 in un'età, quello che è il quinto tiratore della Lega Adriatica, 52 su 59 per il momento per lui, 88,1% Lega Adriatica, canestro di Bazdaric, 14 i suoi punti, 5 su 5 dalla linea anche questa sera, meno 1 per l'Olimpia, la palla per Milic, poi aspetta il movimento di Smith, sempre seguito da Sascio Osbolt, Frosini a cambiare lato cercando Milic che torna da Smith, che si alza ancora da 3 punti, nuovamente a zittire la Tivoli, torna più 4 la Scavolini. Che fiducia la squadra, è uscito Smith che ha avuto la forza, la fiducia di ripassarla, riprendere un blocco molto molto bene. E poi il lavoro di Smith in difesa, arriva un po' tardivo il fischio di Kukulekidis, fallo di Charlie Smith del suo terzo, brutta notizia per la Scavolini, andiamo a rivedere. Davvero difficile, è normale
che gli arbitri fischino questo tipo di movimento del braccio, però questa volta sembrava davvero solo pallone. Ma guarda, è quello che dicevamo prima a favore della Scavolini, c'era tutta palla qua. Quello che però non accetto, purtroppo devo accettarlo, è che l'abbia fischiato l'arbitro, che non poteva vedere quello che è successo perché era sulla linea di fondo, e questo non puoi sapere se c'è stato il contatto o no, e questo è sbagliato tecnicamente parlando proprio. Tiro fuori dai giochi di Rodriguez, Milic prende rimbalzo e mette palla a terra, vuole velocizzare un po' le operazioni, poi serve Charlie Smith isolato in un quarto di campo contro Osbolt, ancora uno contro uno di Smith, ottima difesa di Sasha Osbolt, che questa volta davvero compie una vera e propria prodezza difensiva, costringendo da solo l'infrazione di passi il ragno di Federer, e non è riuscito a partire con la consueta con il consueto impeto, e naturalmente poi molto bravo Osbolt a non cadere in nessuna finta, a restare lì. Rodriguez in palleggio, movimento di Bazdaric seguito da Smith, sale Boisa per il blocco, aiuto e recupero di Mottola, si butta dentro Bazdaric, alza la parabola, ancora gran giocata di Marino Bazdaric, lui a riportare a meno 2 la propria squadra, e continua ad essere l'unico marcatore dell'Olimpia in questo terzo quarto. Potrà entrare Matteo Malaventura, credo proprio per dare la staffetta a Milic su Marino Bazdaric, o forse per dare qualche istante di riposo a Charlie Smith. Mottola contro Boisa, che gli tocca il pallone, raddoppio di Botteschi, lo legge Mottola, fa girare il pallone, si alza Rannico, tiro da tre, entra, esce e poi rientra Rannico, ancora una volta la Lativoli costretta a zittirsi. Sì, devo dire che la Scavolini sta facendo una eccellente partita, soprattutto in attacco grazie ai suoi esterni, perché stranamente né Mottola né nessun altro è riuscito a fare granché in questa occasione. Qui c'è un fallo sul tiro da tre punti che mi piacerebbe rivedere, tra l'altro anche una notizia pessima, perché il quarto fallo di Smith, che onestamente non doveva neanche rischiare di finire a dare il dubbio. Stiamo rivedendo, Smith arriva con un attimo di ritardo, ovviamente da questa inquadratura non si può capire se c'è stato contatto o meno. Fortuna per la Scavolini, perché Malaventura ormai da un minuto pronto ad entrare proprio per Smith. Non ha fatto in tempo ad evitare il quarto fallo Charlie Smith, che lascia per il momento la partita con 16 punti e tanta rabbia, l'avete visto in panchina. Adesso arriva il momento delicato per la Scavolini, con Osbolt che va a segnare due volte dalla lunetta, il terzo tiro libero per Sasha Osbolt, a segno con un po' di patemi, meno 2 per l'Olimpia. Adesso arriva il momento più delicato, senza Smith deve ritornare ad eseguire la Scavolini, ad avere pazienza, a far lavorare la difesa dell'Olimpia, che si è attaccata a lungo, va in difficoltà, Milic invece si prende un tiro, va però a rimbalzo con buona aggressività, porta a casa il fallo, sicuramente non l'attacco migliore che un allenatore vuole vedere, però l'aggressività di Milic molto efficace, fallo di Botteschi. Beh, guarda, io non so se sia il fatto di tornare a casa sua o che, però di tutta la Scavolini che ho visto quest'anno, questa è quella in cui ho visto il miglior Milic, e questo non mi piace molto, perché è un ragazzo che merita. Adesso mi aspetto però che è uscito Charles Smith, l'altro cosiddetto leader, perlomeno tecnico, ovvero sia hanno Mottola, salga in cattedra, perché credo che sia anche ora. Sbaglia il primo tiro libero Milic, che torna ad avversare Lubiana per la seconda volta nella sua carriera. Era successo nella stagione 2000-2001, la prima Eurolega ULEB con la maglia del Real Madrid. Per Milic 13 punti e 5 rimbalzi, soprattutto vittoria della sua squadra, sperando che possa ripetersi Milic anche in questa serata. 1 su 2 dalla lunetta, più 3 per la Scavolini. Blocco di Boisa, che poi si apre il cambio difensivo con Frosini, che va su Vova. Boisa lo prova ad attaccare, pronto molto all'aiuto, molto buona la difesa della Scavolini. Bazdaric costretto a brutta penetrazione, perde il controllo della palla, fischia con Kulekidis, infrazione di passi di Marino Bazdaric, le proteste di Bazdaric, però premiata la gran difesa di squadra di Pesaro. E tra l'altro adesso stiamo per rivedere la supposta infrazione, una volta che non chiami fallo chiami l'infrazione, non ci sono dubbi, e quindi niente da dire. Peccato questa ultima errore di Milic, poteva essere una buona situazione psicologica. Viene fuori la transizione, sbaglia, non di poco tiro Bazdaric, si butta rimbalzo Rannico e salva il pallone. Peccato davvero per Milic, che è andato su con inusuale pigrizia a quel tiro, convinto di avere ormai solo da appoggiare a canetto. È arrivato Osbolt a stopparlo, Mottola per Milic, che adesso ha contro Osbolt, arriva Botteschi in aiuto, Milic fatica a controllare il pallone, anzi per un momento non ci riesce, poi arriva il fallo di Botteschi, si arrabbia ancora il pubblico, il secondo fallo di Botteschi, la sua manata sulla spalla di Milic, lo stiamo rivedendo, se non è fallo questo, ditemi quali sono i falli. Ah beh, ma questo poco importa al pubblico, quello che è reale è che siamo in una bolgia assolutamente infernale, fra virgolette, e quindi per la squadra, che peraltro intanto che gioca non la sente più di tanto questo frastuono qui.
però è certamente questo gasa la squadra di casa. Buon lavoro di Malaventura per Frosini, che va a allungarsi verso il canestro, poi Milic dimostra tutta la sua voglia di giocarsi in questa partita appendendosi al ferro. Non ce n'è stato bisogno, perché Frosini trova il canestro, i primi due punti della partita, che significano di nuovo il più 5 della Scavolini. Rodriguez per Bozzeschi, esce bene Frosini su di lui, va a sbattere contro Mentola, poi Frosini trova il rimbalzo, Rannico prova un po' a correre, però si ferma opportunamente perché l'Olimpia è ben rientrata, e per il momento la fase della Scavolini senza Charlie Smith sta dando risposte molto positive. Malaventura uscire dal blocco, si apre Mentola per ricevere ancora contro Boi, salire di fondo, gran palla per Frosini, stoppata di Bozzeschi, bravo Frosini a infischiarsene della stoppata e a punire lo stesso Bozzeschi. 4 punti consecutivi di Ale. Questo è un piccolo marchio di fabbrica, eccellente passaggio, ma che Frosini sia svelto lì sotto canestro come pochi lunghi lo conosciamo bene. Rodriguez per Oswald, penetrazione, lavoro in aiuto di Frosini, pallone difficile per Bozzeschi che non lo controlla, ancora Frosini a dare un gran contributo sia in attacco che in difesa. Il cambio per Sascio Filipposchi, torna in campo Marian Mante, partito in quintetto ma poi poco utilizzato, ancora il lavoro in aiuto di Ale Frosini. È una delle cose più difficili, è la penetrazione con passaggio interno, anche perché i lunghi hanno difficoltà a controllare un pallone del genere. Il passaggio era stupendo, ma è da questo a essere facilmente controllabile ce ne corre. Frosini per Rannico, ancora il lavoro di Malaventura sul lato forte, Frosini si alza adesso che ha fiducia, non trova il canestro, rimbalzo proprio di Marian Mante che anticipa anche Vladimir Bojsa, ecco il pallone per il giocatore croato al suo connazionale Marino Bazdaric che vuole attaccare Malaventura, pronto Bozzeschi al blocco, anche Bojsa, scelto Bozzeschi da parte di Bazdaric che va a palleggiare nel traffico. Rannico si fa ingolosire dal pallone, va a commettere fallo, non un'ottima idea su un tiratore di liberi come Bazdaric. La Scavolini è in bonus e nel momento in cui l'Olimpia fa fatica a trovare il canestro dal campo, meno la si manda in lunetta, meglio è. Sì, è proprio un fallo di così di come dire di frenesia da pallone, perché non c'era nessun motivo, soprattutto a bonus peso, però guarda un po' delle volte i grandi numeri sono menzogneri e stavolta Bazzaric ha sbagliato il primo, quindi forse alla lunga è stato anche un fallo ben speso. 21 su 25 prima di questa partita dalla lunetta per Bazdaric, 5 su 6 stasera, che diventa 6 su 7, rimane comunque una percentuale davvero notevole per il giocatore di Fiume che è arrivato a quota 17 punti nella sua partita. L'Olimpia è a meno 6, 55 a 49 per la Scavolini. Mötola si alza da lontano da 3 punti, conclusione pulitissima di Anne Mötola contro Vladimir Bojsa che dopo il gran primo tempo è letteralmente sparito e la Scavolini torna a più 9, il tutto con Charlie Smith in panchina. Sì, l'avevamo chiamato e ne siamo felici. Questa è una gran giocata di rimbalzo di Mottola, ma soprattutto di stoppata dell'amico Frosini. Penetrazione di Milic che apre per Malaventura, il tiro non va, lavora rimbalzo Bojsa, apertura per Rodriguez, prova a correre adesso l'Olimpia, Mante che è un tiratore in transizione, si alza, rimbalzo lungo, lo tocca Bazdaric, lo controlla Bojsa, il fallo inevitabile di Matteo Malaventura, questa volta la transizione veloce dell'Olimpia ha portato la Scavolini a difendere in situazione di difficoltà, la difesa non era schierata, è arrivato un rimbalzo prima per Bazdaric e poi per Bojsa. Indubbiamente, poi resta sempre il mistero per cui se uno è in attacco prende il rimbalzo, nella stessa situazione in difesa lo prende quell'altro, non si sa per quale motivo, se si è nelle condizioni uguali, se sono attaccante o forse, come abbiamo detto diverse volte, quel centesimo di secondo di reazione in meno perché sono già girato verso il canestro che mi dà il vantaggio tale per cui posso arrivare alla palla prima. Però il fallo di Malaventura è stato ben speso, anche se bonus ormai esaurito. In campo le smaicice, cioè le cheerleaders dell'Olimpia di Lubiana, sarebbe una traduzione difficile, le draghette, il drago è il simbolo della città di Lubiana, il simbolo dell'Olimpia. Time out in campo con una Scavolini davvero molto molto positiva anche in questo terzo quarto, e ancora una volta è dalla difesa che parte tutto. In pratica ci sono stati in questo terzo quarto dei 14 punti dell'Olimpia segnati, 10 di Bazdaric che è stato il vero enigma per la difesa, ma limitati tutti gli altri, in particolare Bojsa, in particolare Rodriguez. Dei 4 rimanenti, 3 sono arrivati dai liberi di Oswald, insomma davvero non si può dire nulla alla prestazione difensiva di Pesaro. No, fra l'altro molto ben aggiustata sulle prime penetrazioni di Bazdaric, perché poi sul gioco a due gli ordini di Crespi sono evidenti,
il lungo aiuta, ma il piccolo deve seguire, quindi costringere Bazdaric a passar via la palla. Così è stato, in un'occasione mi ricordo la palla è andata a Bojda, che pure non è certamente un frillo qualunque, però hanno costretto a un gioco diverso, cosa che invece fino a quel momento aveva creato non pochi problemi con la palla sempre nelle mani di Bazdaric. Il tutto, come avete visto, sotto gli occhi di Slavko Kotnik, ex centro della nazionale slovena, nonché dell'Olimpia di Lubiana, sempre presente alle partite della sua Olimpia anche dopo il ritiro, continua a sbagliare dalla lunetta all'Olimpia anche con Bojda, anch'egli un buon tiratore di liberi. Bojda va a sbagliare, a segnare il secondo, nonostante il tentativo di Ale Frosini, la decisione di Janac è due punti per il tocco di Frosini. In effetti il lungo, quando cerca di strappare il pallone, rischia un po', e questa volta a Frosini è andata male. Attiene al compito dell'arbitro, chiaramente dispiace, è anche abbastanza inusuale vederlo, però l'ha vista così, cosa devi fare? Del resto, se ha toccato la palla come parso a tutti, la decisione di Janac è giusta. Il pallone per Ranico, ora Gigene in campo per la prima volta in questa partita. Frosini dall'altra parte ad attaccare Boteschi, cerca di rifarsi, Frosini non va al suo tentativo, poi la palla ancora per l'Olimpia, 1:10 per la Scavolini, che deve resistere in questo momento in cui sembra traballare un po' l'inerzia della partita che è stata tutta dalla sua parte. Un minuto per portare a termine il terzo quarto per la Scavolini, con Gigene a occuparsi di Boteschi, arriva in aiuto Frosini, la stoppata, poi manca il rimbalzo, perde il controllo del pallone, ancora Ale Frosini, che partita la sua, il tutto in condizioni fisiche piuttosto precarie. Il pallone per Rannico, giocata di capitale importanza quella di Ale Frosini in aiuto. Rannico prova a prendere il blocco di Milic, cambia con Frosini, il tiro di Rannico che non va, rimbalzo di Boteschi, ultimi 35 secondi, palleggio per Andres Rodriguez. Ovviamente l'Olimpia non potrà andare fino alla fine di questo terzo quarto, 14 secondi di differenza farà quello, il cronometro dei 24, come della partita. Gigena con una giocata di tutta di furbizia argentina contro il portoricano Rodriguez, porta a casa il fallo, gran lavoro di Gigena. Dicevi Argentina nel senso di aggettivo come argento o di paese d'origine? Perché tutte e due le cose valgono. E poi è stato astutissimo nel dare quel tocchettino alla palla, qui poi Rodriguez non poteva fare altro che dare due tiri liberi. Adesso comunque sono 21 secondi, ci sarà un unico possesso per l'Olimpia, bisognerà fare una difesa ben fatta con bonus peso, quindi con difficoltà maggiori. Gran giocata di Gigena con pallone da una parte e lui che va via dall'altra, giocata alla Maradona per Silvio Gigena, che vale due punti molto preziosi in questo finale di terzo quarto. Pallone per Bazdaric, che avrà carta bianca credo in questo attacco, per coach Sascio Filipowski. Arriva il blocco di Boteschi, Bazdaric si butta dentro, scarico difficile per Rodriguez, il pallone dentro per Boteschi, toccato da Gigena, Boteschi cerca di controllarlo, infrazione di passi, questa è la scelta di Kukulekidis, palla persa dell'Olimpia, 2:56 per la Scavolini, un tempo in cui si può provare a fare qualcosa anche se Gigena combina un pasticcio. Pallone dall'altra parte, ovviamente non l'ha toccato nessuno, quindi il cronometro non è ripartito e soprattutto si riparte dalla stessa posizione della rimessa di Gigena. Adesso la palla passa per l'Olimpia, peccato, speriamo che la Scavolini non debba pagare dazio su questo errore. Pallone per Rodriguez che si alza, tiro difficilissimo che non va, finisce così e finisce bene il terzo quarto per Pesaro, 60 la Scavolini, 51 l'Olimpia di Lubiana, 10 minuti alla fine. Sotto l'albero di Sky Sport, grandi eventi in esclusiva, le sfide natalizie della Premier League, la luce abbagliante delle stelle NBA, lo spettacolo unico della Serie A di basket, i campioni del grande volley italiano, lo show travolgente dell'NFL. Se vuoi divertirti, passa le feste con Sky Sport. Tutto l'allegro ambiente dell'Ala Tivoli di Lubiana, è sempre un piacere venire qui in Slovenia a seguire le partite di basket. Quest'anno in particolare si è data un'impronta maggiormente americana alla platea, mettendo una fila di poltrone proprio a bordo campo per, diciamo, i notabili di Slovenia che vengono a vedere le partite. C'è sempre buon umore, musica e divertimento, e poi, diciamolo,
seriamente i tifosi dell'Olimpia Lubiana non hanno mai niente a riprovare alla propria squadra, che ogni anno perde pezzi, ogni anno un budget sempre più ridotto, ma riesce comunque a tenere testa a tutte le formazioni principali d'Europa, e questo accresce i meriti per la partita di oggi della Scaloni. Ma a mio modo di vedere la Slovenia è un po' un'Indiana d'Europa, è uno stato in cui il basket è una religione, lo è sempre stato fin dai tempi ancora della Jugoslavia, adesso che è addirittura indipendente è ancora più lodevole e encomiabile il fatto che sia sempre presente ad alto livello in Europa, fra l'altro potenzialmente può schierare una delle nazionali più forti d'Europa, che per un motivo o per l'altro non arriva mai a concretizzare. Il pallone nelle mani adesso di Stascio Oswald, che sta per cominciare il quarto quarto. Pensate che questa squadra, istituita dopo la seconda guerra mondiale per mantenere viva la comunità slovena all'interno della federazione jugoslava, tra negli anni 60 riuscì a vincere 5 titoli di quello che era il campionato jugoslavo, a dimostrazione di come, nonostante la comunità slovena fosse piuttosto esigua, il basket è stato davvero una religione che ha portato ottimi risultati. Non vale il canestro di Boteschi, il fischio di Chiereseul è arrivato ampiamente prima. Inizia il quarto quarto, la Scavarini lo comincia con 9 punti di vantaggio, 60-51, quarto quarto in cui adesso l'Olimpia proverà davvero a variare un po' i propri schemi, e vedremo probabilmente giocate anche al di fuori degli schemi, tanti palloni per Basdaric, tanti per Boisa. Vediamo un po' adesso cosa inventa lo stesso Basdaric, inseguito da Milic, perso poi dopo il blocco, il rimbalzo finisce ancora nelle mani del croato, che sbaglia per la seconda volta, lotta ancora Frosini, ma ancora Basdaric a uscire vincitore, anche con un po' di fortuna. Spazio per il tiro da tre di Marino, Basdaric, la cavolina ha difeso bene e poi ha preso un po' ingenuamente la tripla, una tripla che gasa e gasa tantissimo il pubblico. Sai, in certi casi manca il dominatore d'area lì, qualche un vero rimbalzista poteva prendere un pallone, peraltro non facile perché era ballonzolante, quindi partendo da posizioni non facili, purtroppo è andata così. Pallone per Gigena, che si butta dentro fuori per Rannico, importante da tre, Temurannico, ma non vale, erano scaduti i 24 secondi, non se ne sono accorti tanti qui nel frastuono dell'ala Tivoli, infrazione di 24 secondi, peccato per il tiro di Rannico, aveva avuto un'importanza psicologica davvero capitale, invece si resta con il più 6 della Scavolini. Il palleggio per Rodriguez, Basdaric inseguito da Malaventura, Boisa attacca a Gigena, fuori per Boteschi, esce Gigena, Boteschi prende il tiro, che prende il palo, Boisa sorprende tutti, è il più pronto sul tiro totalmente sbagliato di Boteschi. Un po' di sfortuna qui per la Scavolini, costretto al fallo alle Frosini, è il suo quarto. È un ribalto parecchio insolito, non toglie che siamo sempre lì, Frosini, che peraltro non è neanche veloce come Boisa, intendiamoci, però era girato dalla parte opposta, invece Boisa è già girato così, è logico che arrivi prima lui. Il pallone per Oswald, poi Boisa in palleggio, eccolo Oswald, mi sono fermato un momento perché il cronometro di 24 secondi è partito con un molto ritardo. Oswald si butta dentro, arriva il fallo di Marco Milic. Attenzione alla Scavolini, che adesso rischia di farsi trascinare all'interno della bagarre che l'Olimpia vuole ovviamente mettere in campo. La squadra che deve recuperare cerca di mettere in campo tutto quello che ha anche al di fuori della tecnica, e questa quella che attende la Scavolini in questo quarto quarto è un'ennesima prova di maturità. Si alza ancora Basdaric e mette la tripla, terzo sulla rimessa dell'Olimpia, 6 punti di Basdaric, praticamente ha tirato solo lui nel secondo tempo dell'Olimpia. Praticamente sì, e devo dire in tanti modi onore a lui, trovare le giuste contrarie, un giocatore che può andare dentro e può tirare da fuori come ha fatto lui non è cosa facile. Bravo Milic ad andare a prendersi il fallo proprio di Marino Basdaric, c'è il suo secondo. L'Olimpia ha segnato 21 punti finora nel secondo tempo, tra terzo quarto e inizio di quarto quarto, 16 li ha segnati Marino Basdaric, è arrivato a quota 23 in questo momento, time out in campo perché Marco Crespi ovviamente ci vuole parlare sopra. 6-0 di parziale, 6-0 firmato dal giocatore croato dell'Olimpia con la maglia numero 5.
lo dicevo in precedenza, Scavolini deve affrontare un'ennesima prova di maturità, dimostrare di poter superare attraverso l'esecuzione, attraverso il gioco ragionato che tanti risultati ha portato in questa partita, anche la bolgia inevitabile che si creerà alla Tivoli in questo quarto quarto. Sì, poi questa è una squadra di difficile lettura, intendo l'Olimpia, perché ha giocatori che possono tirare da fuori e che sono lunghi, ha giocatori piccoli che sanno penetrare. E in questo contesto di questa partita con un pubblico caldissimo e che sa benissimo che deve essere per loro sì, più che per la Scavolini, uno spareggio quasi dentro o fuori per le top 16, questo comporta una carica psicologica alla quale la Scavolini deve essere preparata, mi sembra che lo sia. Adesso poi ho visto che sta per rientrare Charles Smith, il quale non deve minimamente rischiare di andare a cercare la palla in nessun modo, perché il pericolo del quinto fallo è sempre dietro l'angolo. Quattro falli per Smith e quattro falli per Frodi, i giocatori che maggiormente hanno inciso su questa partita. Speriamo davvero che cresca il rendimento di Anno Mötola, in questi ultimi tempi è stato sicuramente l'uomo offensivamente più importante per la Scavolini, ovviamente Charlie Smith a parte, Milic in lunetta per provare a sbloccare il tabellone della Scavolini in questo quarto quarto. Sì, si è guadagnato due tiri liberi con molta carica e anche con una certa tecnica, purtroppo non riesce a mettere dentro il primo e questo è una cosa che può succedere, naturalmente non è una macchina da tiro libero Milic, è noto, ma lui sta facendo una partita molto ma molto attenta, qui si fa ripetere come aveva successo alla Scavolini, contro la Scavolini nel primo tempo, devo dire un arbitraggio che sta resistendo alla pressione in maniera encomiabile. Davvero molto buono arbitraggio di Kukulekidi, Siliana, Tehiresuelo, sbaglia però ancora Milic, uomo da 56% dalla lunetta nel campionato italiano e si è vista tutta questa percentuale, ancora Milic contro Rodriguez, il portoricano scambia con Botteschi e poi adesso rimposta il pick and roll col giocatore macedone, resta a Mötola anche su Rodriguez, chiuso Rodriguez, riesce a liberarsi del pallone, Boisa con 4 secondi per chiudere l'azione, cerca di liberarsi di Gigena, il tiro non va, buona difesa dalla Scovolini che risponde bene, almeno sotto proprio canestro alla sfuriata dell'Olimpia. Milic supera la metà campo e adesso Rannico a chiamare il gioco, Mötola finta il tiro, poi il pallone per Milic, movimento per Charlie Smith seguito da Osmond, resta Botteschi su di lui, Mötola contro Rodriguez, Gigena la sua finta, 5 secondi, dentro per Milic, gran giocata di Milic, fallo di Bazdaric, la Scavolini è tornata a giocare come nel primo quarto, come nel secondo quarto, con l'esecuzione sfruttando tutti i 24 secondi. Esatto, tutti hanno toccato la palla in questa azione qui. L'unica cosa che nel momento del cambio in cui Anno Mötola era marcato da un piccoletto, non mi ricordo se era Oswald o che, si è allontanato anziché andare vicino al canestro, questo poteva essere più interessante un mismatch di quel tipo. Considerato non sul tiro il fallo subito da Marco Milic, la rimessa viene eseguita con molta difficoltà dalla Scavolini che finisce col perdere il pallone, peccato davvero, questi sono gli alti e bassi, il problema principale secondo Marco Crespi di questa squadra, capace di toccare dei picchi importanti di produzione e di livello di gioco, ma anche dei bassi davvero sorprendenti come questa esecuzione della rimessa. Attenzione a Bazdaric, la finta, poi il pallone per Botteschi, difficile, il macedone riesce a recuperarlo, poi lo butta via un'altra volta, piccolo regalo dell'Olimpia che restituisce la palla persa alla Scavolini. E lo scopo è tutto lì, fare in modo che Bazdaric debba passare la palla e allora stavolta addirittura è andata di lusso, perché ovviamente questa palla persa è ancora più clamorosa, però comunque mi sembra che i fatti lo dimostrino, se la palla è a Bazdaric l'allarme è strarosso. E il giocatore che difende sul lungo nel pick and roll resta con Bazdaric in aiuto finché quest'ultimo non interrompe il palleggio. Questo l'ordine di Marco Crespi, Smith contro Oswald che difende duro su di lui, cos'è stato un tiro impossibile, Charlie Smith, che canestro, vale 2 punti, ma come bellezza gli darei 5 o 6. Beh, abbiamo assistito a un duello di altissimo livello sia in difesa che in attacco, poi riuscire a fare questo canestro da parte di Smith, giusto bisogna chiamarsi Charlie Smith. Gran difesa di Oswald, non è bastata, il movimento di Bazdaric, c'è cambio sistematico, esce Mötola con un po' di ritardo, sbaglia Bazdaric dall'angolo, rimbalzo di Thomas Resta, questa volta non impeccabile la difesa della Scavolini, graziata da Marino Bazdaric che qualche volta sbaglierà anche lui, il pallone per Resta, tornata più 5 la Scavolini, ancora Smith, tenta l'anticipo Oswald, questa volta si aggrappa alla maglietta del proprio avversario, che il Resuelo gli fa capire che non è il caso di protestare, secondo fallo per Faccioso. Beh, comunque onestissimo il fallo.
fallo, lo stiamo per rivedere, ha cercato l'anticipo, probabilmente è sporcato e quindi il fallo è stato chiamato, anche se forse non dall'arbitro nella posizione migliore per giudicare. Nuova rimessa per la Scavolini, Mötola contro Boteschi, vuole spazio per attaccarlo spalle a canestro, Boteschi ci mette la mano, ci mette anche un po' il fisico, poi arriva Rodriguez per strappare il pallone, ci sarà palla a due, qui non siamo nel campionato italiano, ci sarà la palla a due veramente, Boteschi si prepara, io credo che dovrebbe essere Rodriguez forse l'uomo a saltare con Mötola, così non è, anzi così è, perché il Resuelo non si fa sorprendere dall'Olimpia, anche se il pubblico si arrabbia un po', questo non significa che la Scavolini vincerà la palla 2, però diciamo che ampiamente favorita, attenzione a Osbolt che con molta astuzia si piazza dietro il proprio avversario e poi riesce a ottenere la palla con molti patemi, la Scavolini molto astuto, Sascio Osbolt dietro Charlie Smith, convinto di aver già in mano il pallone, si è visto la manina del numero 31 sbucargli da dietro. Ma qui devono fare i conti la Scavolini che questi ultimi 6 minuti scarsi hanno di fronte dei giocatori super motivati, super caricati, quindi non c'è mai da presupporre che non possano cercare il 110% per raggiungere un pallone. Smith per Thomas, resta molto lontano dal canestro, sportellate fra Mötola e Boteschi, Smith resta contro Boisa, ultimi 4 secondi, ora inventare qualcosa, Charlie Smith, pallone fuori per Milic che si deve alzare allo scadere dei 24, pallone che non arriva al ferro ma il rimbalzo raccolto prima del suono della sirena, quindi la palla è viva, Osbolt, pallone toccato da Milic, recuperato da Smith, Smith in contropiede ferma la propria transizione, opportunamente non c'era superiorità per la Scavolini, Rannico adesso vuole ragionare, vuole tenere basso il ritmo, pronto Malaventura a rientrare per Marco Cre. Arriva adesso il movimento di Milic a portare il blocco a Rannico, poi Mötola, Smith in un quarto di campo, si alza subito Charlie Smith, il tiro non va, controlla Boteschi, però la Scavolini ha mosso la difesa, ha fatto fare fatica alla difesa dell'Olimpia di Lubiana e soprattutto sta ottenendo di imporre lei il ritmo della partita. Esatto, ha scelto di fare questo tipo di pallacanestro e lo sta mettendo sul campo, peccato perché qualche scelta, anche quest'ultima non proprio perfetta dal punto di vista del tiro, poteva essere sfruttata meglio. La stoppata di Res innesca il contropiede per la Scavolini, chiuso da Charlie Smith, chiuso da Marco Milic sull'assist di Charlie Smith, nuovamente più 7 Pesaro, Sascio Filipposchi costretto al time out. Beh, questa finora naturalmente siamo molto cauti perché non vogliamo precorrere i tempi, è una Scavolini che sta costruendo questa partita su una solidità mentale solo insospettabile, diciamo la verità, qualche settimana fa, con questo non sto facendo nessun tipo di discorso generalizzante, però stiamo assistendo a una squadra che ha detto ho un piano di partita, che è quello che ci ha spiegato Marco Crespi, e lo sta mettendo in campo, che significa uno, avere un piano di partita, secondo, che il piano di partita ha una sua validità e una sua efficacia, terzo, che la squadra lo sta eseguendo. Mi sembrano 3 doti non comuni. Nel giudicare la stagione della Scavolini non va mai dimenticata la estrema difficoltà in cui si è svolta la preparazione, anzi non si è svolta la preparazione di questa squadra che ha vissuto tremende vicissitudini nello scorso mese di agosto, che ha vissuto anche il problema degli infortuni, della ricerca del lungo, la vicenda Huffman, prima che sembrava pronto per dare davvero una faccia totalmente diversa a questa squadra, poi invece pronto non era, insomma una squadra che ha perso tutta l'estate, tutta la preparazione ha dovuto farla in corsa e anche questo probabilmente ha pagato Firmelillo con la perdita del posto. Ma sicuramente, ma non è una questione di uno invece dell'altro, perché come ho sempre detto ho un affetto fraterno per entrambi e soprattutto una stima professionale altissima per entrambi, però sono le situazioni che si creano, in una situazione ci sono delle impossibilità a farlo, nelle altre si può avere la possibilità, e fino a questo momento Marco sta dimostrando tutta la sua conoscenza e sapienza cestistica. In particolare in questa partita dove la Scavolini è a più 7, a 4.25 dal termine, palleggio per Rodriguez, poi Basdaric è rimasto contro Thomas, Res lo attacca ma Res sta bene con lui, costretto ad un numero, Marino Basdaric, accettiamo questo canestro perché è un canestro non tipico di Marino Basdaric, costretto a inventarsi qualcosa per arrivare a quota 25, Olimpia comunque a meno 5, 64 a 59, Mötola per Charlie Smith che esce a ricciolo, cerca Rest, lo trova che va su, Thomas Rest contro Dusan Boteschi, va su aggressivo Rest a inchiodare la schiacciata del più 7. Devo dire, adesso stiamo rivedendo una perfetta esecuzione anche, devo dire, di Smith,
da antologia. Anche nell'azione precedente è stata anche sfortunata la Scavolini, perché nella finale è arrivato un mismatch improponibile da parte difensiva, Res contro Bazzari, e Res ha fatto quello che poteva perché l'ha costretto a un tiro non suo. Più di così cosa vuoi fare? Può succedere. 4 punti e 4 rimbalzi finora per Res, e poi la stoppata molto importante in precedenza, molto positivo l'impatto del centro della Scavolini, entrato dopo il quarto fallo di Ale Frosini, pallone per Malaventura, Smith ancora con la consueta uscita dal blocco, che esce molto bene con lui Sasha Oswald, poi Smith si crea un po' di spazio per prendere un tiro che entra ed esce sputato dal ferro, pronto Bazdaric ha rimbalzo, 9 rimbalzi anche per Marino Bazdaric, che adesso va ad attaccare Malaventura, che sta molto bene con lui, poi Rodriguez, scippa del pallone, Charlie Smith, Rest cerca l'anticipo su Vladimir Boysa, commette fallo, momento molto molto intenso del match con giocate da una parte e dall'altra, inevitabile il fallo di Thomas Restoglie, sono altri 2 punti sicuri all'Olimpia di Lubiana. Guarda, no, cerco di essere il più obiettivo possibile, in questa azione qua non dico che è metà campo, non dico che è lo stesso tipo di contratto che poi è stato fischiato fallosamente, però la prima azione, se l'avete rivista e l'avete negli occhi, secondo me è fallo in attacco di Bazzari. Ci stava, e come Mötola va a pressare Oswald, a cercare di chiudere in un vicolo, esagera un po', secondo Chiaresuelo è fallo per Anno Mötola, terzo fallo del finlandese. Stiamo rivedendo, Mötola forse non doveva semplicemente usare le mani, cercare di chiudere, basta, Sasha Oswald che era già in un vicolo cieco per conto suo. Ma guarda, come dicono a Tampere, in scia Wegen di un Mötola che fa un fallo da cattivo, perché onestamente l'abbiamo dato MVP, ha fatto quel gran tiro da tre, però Io da Mötola voglio qualcosina in più che non la partita che ha fatto oggi. Se adesso negli ultimi 3 minuti mi smentisce, sono il primo ad andare a fare i caroselli in centro di Lubiana. E io ti seguirò, anche perché Oswald ha sbagliato il tiro libero, si resta con la Scavolini a più 7, entrambe le squadre hanno esaurito il proprio bonus quando entriamo negli ultimi 3 minuti di partita, la Scavolini a 7 punti di vantaggio, Smith fuori per Malaventura, Rannico per Smith, ultimi 7 secondi dell'azione, la palla ancora nelle mani di Smith che attacca Oswald, arriva l'aiuto di Boysa, Smith si alza sopra Boysa, ancora Charlie Smith, 22 i suoi punti con i 2 segnati in questo momento, 68 a 59 Scavolini. Beh, prestissimo, prestissimo, per carità, vedo qualche faccetta ormai qua alla Tivoli non tanto fiduciosa. Questa è il finale di un'azione giocata da una squadra che ha una precisissima identità e volontà, ovvero sia la palla l'hanno toccata tutti, benissimo, poi agli ultimi 6 secondi la palla va a chi? Al signor Charles Smith, non al signor Pinco Palla, il quale poi ha inventato un canestro, perché tra l'altro l'Olimpia ha fatto una difesa perfetta, finendo con l'uomo che voleva contro l'uomo più pericoloso, cioè Oswald contro Smith, però questo signore qui quando ha il momento ed è quando può mettere in campo la sua classe non ha moltissimi rivali. Riduce quantomeno in Eurolega dalla peggior prestazione stagionale, gli 11 punti contro il Montepaschi di giovedì scorso sono il suo minimo stagionale, compreso anche il campionato, poi sono arrivati i 22 di Reggio Calabria per Charlie Smith, che resta il miglior marcatore di Eurolega e il secondo per quanto riguarda il campionato, 21 punti e mezzo a partita in Serie A, quarto per valutazione, 18 e 9, l'ottavo per recupero e il nono per falli subiti. Un po' di numeri per spiegarvi l'importanza che riveste questo giocatore all'interno della nostra pallacanestro, almeno per quanto riguarda questa stagione. Esaurito il timeout, la palla per Rodriguez con la Scavolini avanti di 9 punti, 2 minuti, 40 secondi da giocare, Rodriguez in slalom, poi fuori per Boys, tiro ben costruito per il Giorgiano che entra ed esce, vola Charlie Smith a raccattare un rimbalzo ampiamente sopra il ferro, e adesso si entra negli ultimi 2 minuti e mezzo con l'Olimpia che ha sicuramente molta meno fiducia. La Scavolini però non deve farsi ingannare, continuare con la sua esecuzione, con il suo gioco ragionato, blocco di Mötola per Smith che prova a buttarsi dentro, scippato del pallone da Oswald, raccolto da Andres Rodriguez che ha spazio per il 3-3, ci rinuncia, trova Botteschi per poter riaprire il proprio palleggio, palla in angolo per Oswald che attacca lungo di fondo, dentro per Boysa, gran giocata di Sasha Oswald, meno 7 Olimpia, 2 minuti alla fine, non è certo finita. No, per niente, fra l'altro prima Charles si è un po' lasciato andare a questo ricciolo pericoloso col piccoletto che gli ha disturbato di fatto il palleggio, e poi sulla transizione qui la difesa non mi sento di dargli delle colpe particolari. Ancora la Scavolini a far passare i secondi, adesso però ne mancano 5 al termine dell'azione, Smith per Malaventura che dovrà andare alla conclusione, va a
provocare contatto con Andrés Rodríguez. La decisione di Yanat è il fallo del giocatore portoricano. Due tiri liberi per Matteo Malaventura, ancora una volta non è arrivato questa volta il tiro di Smith, ma ancora una volta la Scavolini ha fatto girare con precisione il pallone. Due tiri liberi per Matteo Malaventura, molto ben guadagnati. Matteo è stato proprio bravo, si è buttato al momento giusto nel posto giusto e si è preso un fallo molto intelligente. 1.40 più 8, insomma siamo ancora molto lontani dal traguardo. Più 9 con i due tiri liberi di Malaventura, che arriva a quota 11, pensate, in tutta l'Eurolega. Nelle altre 7 partite 8 punti totali per Matteo Malaventura, 11 in questa sua straordinaria partita. Osbolt attaccare Mötola che gli oscura totalmente il cielo, poi Osbolt con buona presenza guadagna il possesso del pallone, ma solo 17 secondi per andare al tiro per l'Olimpia, che ovviamente adesso deve accelerare i tempi. Osbolt è andato inevitabilmente a forzare, non c'è il passaggio per Boyce, ancora difficoltà nella rimessa per l'Olimpia. Mötola a oscurare la visuale a Basdaric, taglio di Boyce, Aresci arriva con un po' di ritardo, infatti va a commettere fallo, spezzare questi tagli che arrivano dal lato debole deve essere un imperativo per la Scavolini in questo finale. Era proprio un centimetro sbagliato di posizione, perché doveva essere lì, però era un centimetro, se non esageriamo, 10 centimetri troppo indietro, sennò la palla era molto ben guadagnata grazie anche al raddoppio su Basdaric nell'angolo da parte di Smith e Mötola. Sbaglia Vladimir Boysa dalla lunetta, partita in cui ha litigato molto con il canestro del tiro libero, 1 su 6 per il giocatore georgiano dalla linea del tiro libero, giocatore non particolarmente affidabile, 57% in stagione in Eurolega, però attento a raccattare il proprio rimbalzo, arrivano comunque due punti per Vladimir Boysa e questo è uno dei famosi bassi di rendimento della Scavolina a cui facevo riferimento in precedenza, un sanguinoso rimbalzo in attacco sul tiro libero, poi la palla però arriva dall'altra parte per Smith, non perde lucidità la Scavolini, attacca la pressione a tutto campo dell'Olimpia con molta tranquillità e arrivano i due tiri liberi per Charlie Smith. Eh sì, le incasi sono due, o vai subito in mezzo al posto alto, in mezzo al campo che spezza la zona press, oppure come è stato molto abile Malaventura, ti fai attirare il raddoppio, poi rapidamente cambio di lato e Rannico ha trovato un Charlie Smith che solo per un centimetro non ha trovato un gioco da tre punti. È un gioco da due, basta e avanza, perché vale il più 9 per la Scavolini. Il doppio canestro, il doppio tentativo da lunetta a segno di Charlie Smith, 72-63, Rodriguez sotto per Osbolt, un po' perso però costretto a un tiro impossibile dal recupero di Charlie Smith che raccatta il rimbalzo, secondo rimbalzo consecutivo molto importante per il Run, arrivato a quota 22 punti e 4 rimbalzi, ma l'avventura esce dal vicolo cieco con una specie di gancio che trova Teemu Rannikko, adesso inseguito a tutto campo dall'Olimpia che ancora non ha deciso di ricorrere al fallo sistematico, adesso concede solo 11 secondi alla Scavolini per chiudere questa azione, ma ne mancano 51 di secondi alla fine della partita. Mötola per Smith contro Osbolt, ultimi 5 secondi, si butta dentro Smith, trovato Mötola che va a segnare il canestro che potrebbe voler dire vittoria per la Scavolini, 74-63, vicinissima alla traguardo la Scavolini a passare sul campo dove è caduta Siena, dove è caduto il Maccabi di Tel Aviv, dove stava cadendo il Barcellona. Basdaric contro tutta la difesa della Scavolini, Bozzeschi con un tiro da tre della disperazione che non va, Smith ancora suo e rimbalzo e adesso può cominciare a alzare le braccia la Scavolini perché sbanca la Lativoli di Lubiana, impresa di Pesaro che torna prepotentemente in corsa per un posto nelle top 16. Guarda, sono felice di essere stato fra i cantori di una delle partite più solide che ho visto quest'anno fuori casa con una squadra italiana e credetemi, in un ambiente di una difficoltà, qui un fallo non fischiato ma fa niente, va tutto bene, in un ambiente non facile, ha spento con intelligenza, con forza d'animo, con delle grandi prestazioni, il cambio anziché Mötola che peraltro non ha fatto male alla fine, metto Rannikko MVP. Tutta la felicità di Marco Crespi in questa prolungata inquadratura, l'abbraccio con Andrea Lucchi, il general manager della squadra, l'abbraccio con tutta la dirigenza della Scavolini, 74-63, la vittoria di Pesaro alla Lativoli di Lubiana, 22 per Charlie Smith, 11 per Rannikko, 11 per Malaventura e per Milic, 9 per Mötola, 4 per Ress e Frosini, 2 per Gigena. Ho voluto leggere tutti i marcatori della partita perché mai una vittoria è stata così di squadra come questa. Sì, una vittoria in cui c'è stata una solida squadra che ha saputo mettere in... ecco Marco che esce
con la sua consueta grinta. Per Marco lo conosciamo bene, questo è un punto di partenza, non di arrivo. Non bastano all'Olimpia invece i 25 di Marino Basdari, c'è i 18 di Vladimir Boisa, limitato a 9 punti Sascha Oswald e a 5 Andres Rodriguez, che aveva giustiziato il Monte Paschi un mese fa su questo campo. Gran vittoria della Scavolini, che si regala davvero un Natale molto sereno. Gli stessi auguri ovviamente li facciamo a voi, in attesa di rivederci per il campionato. Gli appuntamenti con il basket riguardano la Serie A e saranno per il 29 e il 30 dicembre prossimi. Con l'Eurolega invece ci rivedremo nel giorno dell'Epifania, anche per Oscanzi, tanto passato di Scavolini, anche per Oscanzi al Palazzo a seguire la partita. Vi ripeto, gli auguri di buon Natale e di felice anno nuovo. E per stasera grazie di essere stati con noi e arrivederci da Geri De Rosa. E da Franco Casalini auguri a tutti. La